seconda parte di Psiche dintorni con disturbi del comportamento alimentare. Prima ci siamo lasciati nel parlare di anoressia in rapporto alle varie personalità del contesto familiare. Ecco, quanto incide la figura della madre nella ragazza o nel ragazzo? Ma abbiamo accennato prima rispetto ai vari fattori che possono provocare i disturbi alimentari, del comportamento alimentare, abbiamo parlato di fattori familiari. Sicuramente è uno dei fattori, diciamo, più pregnanti di questa patologia, perché questo lo verifichiamo anche nella nostra attività terapeutica. Cioè, le relazioni familiari sono fondamentali nei disturbi alimentari. E la figura della madre in particolare, perché noi non dobbiamo dimenticare che la madre, il primo contatto che il neonato ha con la madre, quindi il primo veicolo di amore e di affetto, è proprio il cibo. Quando il bambino appena nato viene allattato, viene comunque nutrito attraverso il biberon e comunque attraverso un rapporto corporeo con la madre. Quindi, se noi mettiamo a fuoco questo aspetto, capiamo quanto l'alimentazione vada al di là del fatto della semplice, come dicevamo noi, come semplice aspetto di nutrimento. L'alimentazione è un veicolo fortissimo di affettività e di amore, e in questo senso riprendo un po' la battuta che aveva fatto prima, che insomma, si dice un po' che l'anoressia è anche una fame d'amore. Anche se io darei un altro punto di vista, non è tanto la fame d'amore degli altri, quanto la fame d'amore di se stessi. Questo è un po' una caratteristica. Ma tornando alla figura materna, la figura materna è determinante in questo tipo di disturbi. Tant'è vero che molto spesso i disturbi alimentari non sono altro che veramente un atto di protesta contro la madre. Nell'anoressica, il ridurre continuamente il corpo, ridurlo a quasi direi ad assenza, a trasparenza, no? È come dire nego il mio essere donna per non essere come te. Un po' se vogliamo tradurre un messaggio in questo senso. Cioè, quindi il rapporto con la madre va analizzato molto attentamente. Quando noi facciamo attività terapeutica con le anoressiche o le bulimiche, in genere indaghiamo molto sulla come dire, qual è la qualità della relazione madre-figlia, o madre-figlio in questo caso, visto che negli ultimi tempi, come dicevamo, i disturbi del comportamento alimentare stanno diventando anche un po' maschili. E dicevamo che all'interno della famiglia, che abbiamo già detto un po' nella prima parte, è un sistema dove ciascuno influenza l'altro, quindi alcune dinamiche, alcuni comportamenti possono essere fattori, possono essere cause dei disturbi dei comportamenti alimentari. Cominciamo col parlare ad esempio dell'iperprotettività dei genitori. Essere iperprotettivi con i bambini che avviene che gli si impedisce al bambino di coltivare e crescere un io sufficientemente forte, soprattutto gli si impedisce anche di costruire un io corporeo cosiddetto. Quando a una certa età il bambino costruisce l'immagine che ha di se stesso, quindi l'iperprotettività impedisce al bambino fondamentalmente di crescere da questo punto di vista. Un altro aspetto su cui mi vorrei soffermare è anche l'invischiamento. Nel sistema familiare noi individuiamo ad esempio due sottosistemi, no? Il sistema genitore e il sistema figli. In alcune famiglie che cosa avviene? Avviene che questi due sottosistemi, questi confini, non sono ben precisi. Per cui riscontriamo in alcune famiglie figli che fanno i genitori e genitori che si comportano come i figli. Quindi questo invischiamento e questo non avere confini certi del proprio ruolo all'interno della famiglia può essere un'altra delle cause. E anche la rigidità del sistema educativo. Anche una rigidità del sistema educativo basata anche ad esempio sulle aspettative dei genitori nei confronti dei figli. Molto spesso, questa è una delle cause che noi riscontriamo abbastanza, diciamo, frequentemente, del fatto che la famiglia ha delle aspettative, i genitori hanno aspettative talmente alte su questa figlia, che poi
la figlia non essendo in grado di soddisfare queste aspettative, la mette in moto questi meccanismi appunto patologici che le servono per difendersi da questo eccessivo peso, diciamo. No? Magari quindi, riversando tutte le varie frustrazioni, sì, quindi sui figli che magari non riescono appunto ad o non vogliono deludere il genitore, quindi per questo poi a lungo andare possono sviluppare, sì, una di queste patologie. Sì, tanto è vero che noi quando poi citiamo i fattori individuali, noi sottolineiamo spesso il fatto del perfezionismo, cioè questi soggetti sono tendenti al perfezionismo perché è solo in quella maniera che secondo loro sono accettati, no? Quindi devono essere assolutamente perfetti e devono esserlo anche sul piano fisico, vogliono essere perfetti sul piano fisico, ma ovviamente avendo l'immagine distorta non lo saranno mai. Quindi oltre ad una negazione del proprio corpo, del proprio io, si può vedere anche una sorta di ribellione che l'individuo ha davanti al contesto familiare, socioculturale che si trova. Sì, è la fame, divorano, no? Come nel caso delle bulimiche che divorano, no? Divorano nel riempire un vuoto, no? Quindi questa, in qualche maniera c'è un substrato di rabbia. Quindi noi riscontriamo, se noi facciamo un'analisi, diciamo, di tutte quelle che sono le dinamiche emotive di questi soggetti, riscontriamo sempre che c'è una rabbia molto forte che li porta ad essere, no? Questa rabbia è rivolta verso il proprio corpo, magari perché lo vedono come un contenitore a cui non si ritrovano, diciamo, in questo corpo, è come se loro rifiutassero magari. Sì, io più che esprimermi adesso mi piacerebbe invece leggere una lettera di una paziente che mi pare ci dica molte cose più di quello che possiamo forse dire noi, ma credo che sia importante leggerla per i telespettatori, perché qui si capisce bene che cosa avviene dentro la testa, dentro l'animo di una ragazza che soffre. Questo era un caso di una paziente bulimica. Durante l'attività terapeutica io utilizzo un sistema che è quello di dare un foglio alla paziente dove scrivo in alto la pagina caro corpo e poi lascio la pagina vuota e chiedo alla paziente di scrivere una lettera al proprio corpo. E cercherò di leggerla, che forse ci indicherà un sacco di cose interessanti. Caro corpo, da un po' di tempo, forse troppo, sei il mio unico pensiero fisso. Sei al centro dei miei pensieri e ritieniti fortunato. Quando mi sveglio, prima ti guardo e poi ti giudico. E quindi decidi tu cosa farmi indossare. Quando torno a casa, dopo il lavoro, prima ti guardo, poi mangio, poi ti guardo nuovamente e quindi ti commento. Cioè faccio il paragone a come eri prima che io mangiassi e a come sei diventato dopo. Durante il pomeriggio non ho tanta possibilità di guardarti, tranne quelle volte che vado in bagno a controllare a che punto siamo. Però ti penso molto ed aspetto con impazienza che si faccia sera per andare in palestra e sperare in qualche piccolo tuo cambiamento. La sera, tornata dalla palestra, controllo nuovamente e riesco a notare qualche cambiamento, ma niente di che. Quindi io mi domando e dico, se penso a te così tante volte al giorno, se faccio quasi tutto in funzione di te e per te, se parlo sempre di te, perché mai ti odio? Ti odio così tanto? Sì, è vero, ti odio perché mi fai star male, perché non mi piaci, perché non sei quello di tante altre belle ragazze. Vorrei tanto che tu fossi perfetto, o quasi, senza cellulite, senza grassi, senza quelle tantissime sporgenze o curve che fanno di me una strada di montagna disastrata al massimo. Quindi, giorno e notte non faccio altro che paragonarti a tutto e a tutti. E a volte mi rendo conto che c'è chi sta peggio di me. Però poi dico, caspita, c'è chi sta peggio di me, è vero, ma nessuno fa niente e a nessuno piace fare sacrifici o cosa, mentre io
Io non faccio altro che spararmi ore e ore di palestra a settimana, controllare tutti i valori nutrizionali di ogni prodotto, per poi cosa? Niente, assolutamente niente, sempre peggio. Caro corpo, ho tanta rabbia, tanta sofferenza, tanti dispiaceri, tante rinunce dentro di me per causa tua, che non posso far altro, e lo dico per l'ennesima volta, se non odiarti con tutta me stessa, perché grazie a te io ho perso la luce dei miei occhi, che riflette quando sto bene. Ho perso la voglia di sorridere, ho perso la voglia di essere felice e di vivere normalmente, come tutte le ragazze della mia età. Mi fai schifo. Non è giusto che tu mi tenga in prigione. Per favore, liberami da questa galera. Non penso di aver fatto niente di male per meritare tanta sofferenza. Ti prego, aiutami ad amarti e vedrai come insieme si potrà stare molto, ma molto bene, perché ci completeremo a vicenda e saremo un'unica cosa. Come abbiamo sentito, questa ragazza ci dà un po' l'idea di, al di là delle teorie che possiamo mettere in campo, ma ci dà l'idea di che cosa, quali sono le sensazioni, quali sono i sentimenti di una ragazza che soffre in questo caso di bulimia. In questa lettera, come avete visto, c'è una cosa che viene agli occhi in maniera molto, molto, come dire, palese, no? Che è questo rapporto che lei ha col corpo, questa battaglia che ha continua col corpo, corpo che non le piace. E io, avendola conosciuta, era la mia paziente, trovo la cosa ancora più stridente, perché la ragazza non era per niente brutta, non era, aveva solo qualche chilo in più, quindi non è che era, diciamo, non aveva questo grosso problema, però la sua visione distorta la portava continuamente a questa battaglia continua col suo corpo per portarlo, quindi attraverso attività fisica. Poi in un'altra lettera ancora lei descrive che cosa gli succede spesso durante la notte, quando svegliandosi apre il frigorifero e mangia di tutto, cioè in un modo veramente spasmodico, in un modo diciamo compulsivo. Quindi. Però l'altra sottolineatura di questa lettera è proprio quello che dicevo prima, all'ultimo dice ho tanta rabbia. Quindi la rabbia è un, si capisce come appunto questa ragazza sia veramente abbia un'immagine di sé proprio totalmente distorta, ecco, lei non vorrebbe essere in quel modo, vorrebbe essere diversa. Ecco, cosa scatta proprio in questa, nella mente di queste ragazze che soffrono anche di bulimia? Sì, ma scatta il fatto, allora, più che scatta, questo è, allora, tutto questo poggia su che cosa? Poggia su un sistema interiore fatto in un certo modo, nel senso che è incapace di governare le emozioni sotto la pressione di una rabbia. Se noi analizziamo poi attraverso queste lettere, ma attraverso i colloqui, analizzando proprio la personalità di questa ragazza, vengono fuori quegli elementi che abbiamo richiamato come fattori individuali, il perfezionismo. Lei ad esempio, questa ragazza lavorava ed era nel lavoro assolutamente precisa, molto, molto attiva, no? Ma anche la difficoltà a trattenere gli impulsi, quindi, come dire, manca di un equilibrio la personalità. E questo poi è uno attraverso questo, la sua rabbia, diciamo, la indirizza verso il proprio corpo, quindi mettendo in atto questi comportamenti, questo gioco continuo senza fine, perché fa attività fisica, mangia, rimette, eccetera, va lì, ma senza variare tra l'altro nemmeno di peso, quindi no, lei non è che in tutta questa operazione varia di peso. Quindi. Dalla lettera che abbiamo ascoltato si evince una consapevolezza della ragazza che sta male, però si evince anche il suo vuoto che ha dentro, sì, ma anche questo, la volontà di stare dentro allo stato di comfort, di non riuscire a esprimersi, quasi ha paura di buttare fuori la rabbia, la paura,
nei confronti, abbiamo parlato prima della madre, ma può essere anche un'altra figura familiare come, cioè, quella del padre. Sì, quando ad esempio il padre, quando dicevo dei ruoli che vengono fusi e confusi, quando il padre ad esempio è marginale in una famiglia, quindi non ha il ruolo che deve avere, questo può sicuramente causare problemi di questa natura, questo non c'è dubbio. Ma il fatto, c'è da sottolineare una cosa, lei arriva in psicoterapia non per una sua scelta, però questo va anche detto, lei arriva da me in terapia attraverso il dietologo, perché lei è andata dal dietologo a farsi fare una dieta. Il dietologo, che è una persona abbastanza sensibile a queste problematiche, col quale lavoravamo, avevamo lo studio vicino, un po' lavoravamo molto in sintonia, l'ha convinta a fare invece un percorso terapeutico. E quindi lei arriva per questo motivo, quindi non è che accetta molto l'idea di entrare in terapia, però c'è anche da dire che le bulimiche, a differenza delle anoressiche, in qualche maniera un po' la consapevolezza ce l'hanno del problema, mentre nelle anoressiche c'è proprio la negazione completa. E in questo caso, ma in molti casi simile a questo, ci sono questi elementi ricorrenti, che sono il senso di fallimento della propria vita, quindi il senso di non valere, no? Quando dicevo la rabbia e la protesta, io vabbè, io sono fallita, voi pensate che io non sono capace di arrivare dove volete, allora io sparisco, divento trasparente, divento, come dire, elimino la parte corporea, non c'è, quindi è veramente una forma di protesta, a volte è talmente estrema, come sappiamo, che porta alla morte, nel caso dell'anoressia no, quindi a volte è una protesta veramente che viene portata fino in fondo, quindi sicuramente, poi in questo caso specifico, lei diciamo aveva avuto un po' di problema all'interno della famiglia, poi questa figura della madre che era anaffettiva ad esempio, perché un'altra caratteristica, in questo caso ad esempio c'era una madre anaffettiva, capite bene che un bambino piccolo con una madre anaffettiva difficilmente strutturerà un'ione sufficientemente forte da poter poi affrontare la vita in tutti i suoi aspetti anche difficili, no? Anche i rapporti magari tra padre e madre, se sono compromessi da liti o comunque da qualche, magari ci può essere stato un divorzio o comunque un allontanamento di uno dei due dei genitori, questo anche può contribuire? Sì, senz'altro, cioè non dimentichiamo che i genitori sono il modello a cui noi facciamo riferimento del rapporto uomo-donna. Ciascuno di noi, quando da adulti viviamo il rapporto uomo-donna, inevitabilmente proiettiamo un po' quelli che sono stati i modelli che abbiamo avuto davanti quando eravamo bambini, e quindi è chiaro che questo incide nella formazione della personalità. Aggiungerei un'altra cosa, quando il rapporto ad esempio uomo-donna, il rapporto tra genitori è conflittuale, quando i bambini sono piccoli, che cosa avviene? Avviene che il bambino struttura la paura di essere abbandonato, la paura di perdere i genitori. E questo è un altro elemento ricorrente nei disturbi del comportamento alimentare, questo della perdita, della separazione, della paura di non essere più protetti, quindi questo è un altro elemento, quindi sicuramente la qualità del rapporto dei genitori incide su questo tipo di disturbi, su questo non c'è dubbio, perché quando parliamo di padre periferico, quando parliamo di conflittualità tra i genitori, quando parliamo di confusione nei confini tra genitore e figli, tra i due sottosistemi, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che sono tutte disfunzionalità della famiglia. E ritorniamo sempre lì, cioè una delle cause maggiori dei disturbi del comportamento alimentare sono di natura delle dinamiche relazionali all'interno della famiglia. Torno a ripetere, la terapia elettiva fino a questo momento, insomma, le terapie elettive sono proprio le terapie familiari. Quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un episodio di persona abulimica, cosa si deve fare? Qual è la modalità di intervento? E
è diversa da quella di una persona che soffre di anoressia? Allora, diciamo intanto una cosa, no? Che i disturbi alimentari portano una serie di complicanze psicologiche, no? Che sono quelle che ci fanno inizialmente anche allarmare laddove c'è una sensibilità e un'attenzione, no? Cominciano ad esempio ad avere ansia, sono irritabili, cambiano spesso di umore, che devo dire che qualche volta viene confuso col fatto che sono adolescenti, perché siccome sappiamo che gli adolescenti sono abbastanza vulnerabili, sono abbastanza instabili nell'umore, avviene proprio questo, molto spesso non si riesce a comprendere che invece comincia a diventare un segnale importante. E spesso si traduce non solo in ansia ma anche in depressione, quindi un po' questo andare su e giù. E cominciano a mostrare ad esempio segni di ritiro sociale, quindi riducono le relazioni, riducono le uscite con i compagni, quindi sono tutti elementi, sono tutte complicanze psicologiche che ci danno l'indicazione che bisogna intervenire. Il come intervenire, allora l'abbiamo detto, ma penso che in questo caso veramente ripetita iuvant, penso che sia importante ripeterlo. Io suggerirei ai genitori che notano questo tipo di cose di consultarsi con un psicologo, con un medico che abbia un po' questa esperienza, cioè consultarsi e porre il problema. Poi magari il tecnico può verificare se siamo di fronte ad una situazione che può sfociare in un disturbo del comportamento alimentare serio o no. Però tutti questi elementi, quindi un'ansia che arriva improvvisa, uno stato di irritabilità per cui non ci si può parlare, non diventa uno stato di, che sono, è vero, anche caratteristiche dell'adolescenza, ma io un po' di attenzione a queste cose le darei, e poi oltretutto abbinate al fatto dei comportamenti alimentari, perché in genere quando arrivano ad avere questi disturbi cominciano a non mangiare o a mangiare troppo, o ad esempio, questo accade molto spesso, mangiano regolarmente a tavola con il genitore eccetera per non far vedere nulla, e poi vanno e vomitano. Allora qualche volta il genitore se ne accorge, perché se ne accorge, allora lì credo che il modo migliore sia quello proprio di recarsi presso un esperto, insomma, per chiedere sostegno. Da soli difficilmente si può affrontare il problema, e naturalmente come in tutte le altre cose prima si affronta il problema e probabilmente si riesce a intervenire anche in maniera positiva. È vero che la psicoterapia sicuramente ha un grande ruolo in tutto ciò, ma sono utili anche altri metodi oltre ai farmaci? Ma insomma, abbiamo detto prima che sono quelle, nei casi estremi, il ricovero, quindi l'utilizzo della rete ospedaliera, eccetera. Poi abbiamo detto l'uso dei farmaci, abbiamo detto le terapie, poi abbiamo detto di terapie integrate, non è che sempre. A volte serve anche integrare approcci di tipo diverso, ma lì bisogna che l'operatore si renda conto se è il caso ad esempio di proporre una terapia individuale o se proporre una terapia familiare, quindi dipende da quello. Quando dicevo prima che qualche volta ci capita di fare terapia familiare senza il soggetto che è affetto da disturbi alimentari, e qualcuno dice sì, ma come è possibile? Cioè, intanto, ripeto quello che dicevo prima, noi lavoriamo nel cambiare il sistema, e probabilmente nel cambiare il sistema il soggetto non ha più bisogno di quel sintomo, quindi intanto questa è una prima considerazione. L'altra considerazione, in genere che cosa succede nella terapia familiare? C'è una tecnica che noi chiamiamo le prescrizioni, cioè nel senso che noi prescriviamo ai familiari, ai genitori eccetera, di fare determinate cose, che anche se la paziente non è in terapia, però quando è a casa vede quello che fanno i genitori. Faccio un esempio banale: una volta abbiamo suggerito a una coppia di genitori di ad esempio programmare una uscita, andare a mangiare una pizza insieme o al ristorante, solo la coppia di genitori, senza dire niente ai figli,
mettendo un biglietto sulla cosa, siamo usciti, siamo al ristorante, no? E in questo caso si utilizzava per fare capire che il rapporto genitore, quindi quello diventa un messaggio per chi soffre di comportamento alimentare. Quindi ritorniamo al discorso che l'anoressia o la bulimia sono una fame d'amore, per quanto riguarda soprattutto poi l'anoressia, quindi la componente familiare è fondamentale per avere per raggiungere un equilibrio. Sì, ma io sul discorso che faceva prima della fame d'amore, non c'è dubbio che questo è sempre un elemento centrale, ma abbiamo detto prima il caso della lettera che abbiamo letto, ad esempio, dove c'era una madre anaffettiva, quindi è veramente la fame d'amore, un vuoto che riempie poi ingozzandosi, no? Quello che dobbiamo dire sempre, cioè dobbiamo ripeterlo, questo, come moltissime altre patologie psicologiche, nascono proprio da problemi di natura affettiva. Lei ritiene che si possa guarire da soli, che sia una questione di volontà, o comunque va sempre affiancata a una terapia? No, io non credo che si tratti di una questione di volontà, perché il problema non è di natura razionale, quindi non è che basta solo la volontà. Secondo me il problema è di natura emotiva, quindi va affrontato su un altro piano. E in genere è molto difficile che da soli possano, né tantomeno la famiglia in linea generale abbia questa capacità da sola di cambiare il loro sistema. Quindi io credo che quando diventano conclamati i disturbi del comportamento alimentare c'è bisogno di aiuto. Quello che mi dispiace è che ci sono magari pochi servizi, questo è vero, di fatto ci sono pochi servizi pubblici che si occupano di questo problema. Io credo, ma per caso mai ne parleremo dopo, di che fare, a mio avviso poi c'è un'attività di prevenzione, di formazione che va fatta nelle scuole, va fatta con i genitori, insomma, poi casomai ci ritorneremo sicuramente. Tra poco, dopo la pubblicità, torna Psiche Dintorni, a tra poco, grazie.